Si chiude il campionato, ma non è l'ultimo capitolo della stagione. Lucchese e Pistoiese questa sera hanno ancora molto da giocarsi in ottica playoff e playout. Con Belloni, cercato nuovamente il suo numero 30, però non è riuscito perché è anticipato. Ma qua c'è la Schalz, da calcio d'angolo, il cross sul primo palo per Picchi, che tocca ma manda alto. Anche grazie al suo fisico. E poi va in profondità da Corsinelli, che è veloce. Dentro per Nanni, la tocca, poi Semprini, anzi Nanni. Seconin si salva. Recupera però la Pistoiese con Di Massimo. Marcucci ha spazio anche per andare il tiro. Ancora Marcucci, pallone sul sinistro, entra in area Marcucci. Quirini su di lui, Marcucci in porta, lì Cucchietti c'è, disturbato da Belloni, profondo dalle parti di Michele Vano. Sponda per Folbrecht, che l'aggancia bene, poi Venturini messo in difficoltà da Belloni, che gliela scippa in maniera regolare, poi Collodel, zona tiro! E che gol! Riccardo Collodel! Una magia! E trova il pallone nell'angolino, la sblocca così la Lucchese. Riccardo Collodel, perla! Andrea Marcucci, vedremo se con il suo destro cercherà la giocata oppure andrà in mezzo all'area, dove c'è anche Michele Vano, ovviamente occhio a lui. Marcucci, mentre l'aria per Sottini, Cucchietti, che parata! E poi l'allontana Bellic. Nanni per Semprini, dentro da Belloni, di nuovo il suo cross, troppo altruista qua Niccolò Belloni. Vicino a lui c'è Sergio Esuciu, sembra intenzionato ad andare in mezzo all'aria, eccolo qua, sul primo palo per la deviazione. Entrarlo Alessio Di Massimo. Va Di Massimo sopra la barriera, è una fall fantastico di Alessio Di Massimo, che trova il pari in maniera più bella non poteva. Grazie Alessio Di Massimo. Lucchese che sembrava in controllo, ma è servita una giocata singola, e che giocata di Alessio Di Massimo. Semprini si accentra, va la conclusione, altro gol bellissimo sfiorato, certo, però da Vano, che la difende e poi riesce a trovare Folbrecht, profondo, profondissimo per Bocic, non esce Cucchietti, Bocic, Cucchietti, super parata. Esterno, ha letto tutto Suciu, Papini, di nuovo in mezzo all'aria, Ubaldi, la sponda, Nanni, tutto veloce, tutto rapido, Brandi, limite dell'area, pensa al tiro, Collodel, vede il movimento di Corsinelli, dentro, per la deviazione di Ubaldi, che si sblocca così contro la sua ex squadra. Segna Ubaldi, però non dal punto di vista dei decibel, hanno cantato, hanno fatto sentire la propria voce. Ruggero, regola del vantaggio, Ruggero, occhio, entra in aria Ruggero, aiutato da Sottini. Ruggero, rigore in movimento, e Lucchese che fa 3, Lucchese che vola ai playoff da ottava. Care di ottenere quantomeno il pari, che al momento cambierebbe niente in classifica. Marcucci dentro per Vano, lontana Nanni, poi raccoglie Folbrecht, tocca Vano, è tutto regolare, rientra in corsa la Pistoiese così, con la fortuna